Ma buongiorno recuperatrici e recuperatori di piccole cosine dal passato. Che cos'è la teoria dello Y, questo titolo strano? Allora, chi un pochettino mi segue, bene o male lo sa che cos'è, ma se nell'eventualità questo fosse il primo mio video che vedete, ve lo spiego subito. La teoria della Y è molto semplicemente eh, la registrazione di un doppio stimolo. Che arriva da due fonti diverse, in questo caso Andrea Pozzienzo, grande disegnatore, e eh, Bernardo Bertolucci, genio del cinema. Entrambi, in due mo momenti diversi, eh, hanno fatto una citazione a Fassbinder. Quindi, dalle due fonti si va giù, si converge giù e giù al centro c'è Rainer Fassbinder. Ed ecco che è di lui che oggi parleremo. Ma partiamo prima dalle citazioni. E cronologicamente, la prima che trovai nel tempo fu questa. Fu questa. Eh, Dal primo fumetto che Andrea Pazienza ha pubblicato che si chiama eh, L'E straordinarie avventure di Tentotal, qui è nelle, nelle edizioni critica uscita alla fine degli anni 90 eh, per la Baldine Castoldi, alla fine c'è un apparato anche di, eh, di disegni inediti, e di, di disegni, disegni, disegni preparatori. Ed ecco che qui c'è un disegno. Appunto, che Andrea Pazienza aveva fatto, ed è, ed è il volto del, del personaggio protagonista di Le straordinarie avventure di Pentotal, e c'è questa scritta: Le lacrime amare di Pazienza von, von Pentotal. Quando lo, lo lessi la prima volta, lo trovai, non riuscii a mm, decodificarlo e lo lasciai perdere. Poi, cosa è successo? È passato un pochettino di tempo, ho gironzolato un po' di là e un pochettino di qua. E un giorno stavo vedendo un'intervista a Bernardo Bertolucci che stava parlando di um, Ultimo Tango a Parigi, che è un pochettino questo qua, vecchia edizione in DVD che sarebbe da ormai da riprendere in mm, Blu-ray 4K, ma ne, se ne parlerà un'altra volta. Comunque in, in questa intervista eh, Bertolucci raccontava che eh, Ultimo Tango a Parigi era stato un grosso scandalo questo grosso scandalo eh, gli aveva fruttato una causa per danno alla morale per questo danno alla morale gli hanno sottratto la possibilità di votare per cinque anni. Sì, cari ciccetti, in Italia succede anche questo: uno fa un capolavoro come ultimo tango a Parigi e lo Stato ti toglie il diritto di voto. Se lo togliessero a me, praticamente non, non mi cambierebbe molto. Però Bertolucci ha pesato molto perché lui viveva in un'epoca in cui votare era ancora, aveva un significato sociale che non è più quello che si ha oggi, no? Ok. Tanto per cui appunto alle ultime votazioni la maggioranza non ha votato. Quindi, appunto, stiamo parlando di un'altra Italia, altra epoca. Quindi eh, lo Stato proibì, proprio c'era una pena, eh, la, 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 la proiezione di Ultimo Tango a Parigi, cioè questo capolavoro, oggi restaurato in 4K, eh, per, per più di dieci anni non, non era possibile proiettarlo di fatto che ad un certo punto venne fatta una rassegna eh, curata da degli scalmanati spettinati che si chiamava se non ricordo male Missione Impossibile dove proiettavano film rari e quasi introvabili in quell'occasione nel 1982 quindi, di... mm, no, no, quindi dieci anni dopo l'uscita di, di Ultimo Tango a Parigi l'hanno riproiettato mi pare a Roma e Dopo la proiezione a cui Bertolucci assistì, perché era ospite, venne intervistato, presentava il film, dopo la proiezione si sparse subito voce e arrivarono i carabinieri e a Bertolucci gli chiesero da dove provenisse appunto questa copia di Ultimo Tango a Parigi che non poteva essere proprio per legge proiettato, per tutta quella, tutta quella menata. Uh, anzi tutta quella menatona incredibile che c'era stata sullo scandalo che si era creato eccetera e quindi Bertucci in questa intervista più o meno dice quando arrivarono i carabinieri e mi chiesero da dove provenisse la coppia di Ultimo Tango a Parigi gli dissi che la coppia ce l'aveva gentilmente regala, regala, regalata un regista Rainer Fassbinder e così riuscì a risolvere un problema creando anche una citazione di amore verso il cinema. <ride> ecco, e quindi, quindi l'ha fatto veramente. Eh, Bertolucci ha dato la colpa a Fassbinder, probabilmente il regista che conosceva di persona e che stimava enormemente, dopodiché. Eh, Ritornando appunto a risfogliare questo Pentotal: questo Pentotal di Andrea Pazienza, eh, ecco che. Eh, no, eh, no, ecco scusa, sì, ecco, questo disegno qui, appunto. Eh, Le lacrime amare di Pazienza von Pentotal. Lo sono riuscito a, eh, a capire che cosa, stava, che cosa stava citando, perché un film eh, proprio di Fassbinder eh, si chiama Le lacrime amare di Petra von Kant. Ecco. L'origine della citazione di Andrea Pazienza. Ehm, ecco, questo film qui, Le lacrime amare di Petra Von Kant, eh, magari lo recensirò se non domani, diciamo in settimana, perché l'ho visto l'altra sera e mi è piaciuto tantissimo. E l'ho trovato mm, santino per tutta una serie di motivi. Però oggi ci rimaniamo un pochino più in generale su Fassbinder, in gen così in generale come personaggio, e visto che mi fa piacere di anche raccontarvi, diciamo, le, le stranezze del mio metodo, di, di, non voglio dire di studio, il mio metodo di fare della mossa, cioè di muovermi verso gli stimoli cinematografici o letterari. Ecco, in realtà, appunto, quando, quando si creò la Y tra appunto Andrea Pazienza e Bertolucci, e, appunto, che convergeva su Fassbinder, eh, io... Guardai alla pagina dedicata a Fassbinder in questo libro qua che è 100 registi della rivista Chuck, un piacevole libro su appunto che dedica una doppia pagina a una serie di registi, alcuni bravi, anche tante mancanze. Per esempio, manca Ozu, manca, manca Mizoguchi, ne, ne, ne mancano, però insomma, però ci sono anche dei, dei buoni registi. Appunto, non sapevo nulla di Fassbinder e ehm, presi quei librini monografici della Castoro Cinema in biblioteca su Fassbinder e quindi cominciai a studiarlo eh, criticamente, diciamo. E, ed ecco che la, la doppia pagina su Fassbinder è piena di appunti, eh, di disegni di che mi ero preso così per capire mm, do, quali film vedere prima o poi e quali no. E fatto sta che quello fu l'ultimo libro che presi in biblioteca, uno degli ultimi, prima eh, del lockdown mh, nel 2020, il primo lockdown, e quindi mi rimase quel libro un sacco di tempo e riuscii a studiare Fassbinder criticamente in maniera molto approfondita, però senza mai vedere i film. Oh, ero sente! Perché che senso ha studiarlo criticamente così a fondo se poi i film non li vedi? Non lo so, però ho fatto così. E, e quindi, quindi c'è cioè una frase, una citazione di Fassbinder innanzitutto lo diciamo eh, lo, lo, facciamo, lo facciamo rivedere in una fotina, eccolo qua Fassbinder, Fassbinder regista, regista che eh, lavora come un matto realizza 40 film tra film per il cinema film per la televisione ehm, e anche una serie televisiva ha lavorato, ha lavorato tantissimo e muore a eh, 36 anni, 30, 37 anni al massimo, una cosa, una cosa del genere. Mm, muore giovanissimo, quindi, e, 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 e quindi, quindi c'è da domandarsi se non fosse morto, qu quanti altri film avrebbe realizzato e se avrebbe forse un po' attenuato il suo lavoro eh, così, eh, frenetico, così, così frenetico così eh, frenetico vi leggo, vi leggo una, una citazione di Fassbinder che rilascia nel 74 a 28 anni il problema è che una classe vuole educarne un'altra un uomo vuole educare la sua donna un uomo un altro uomo sempre questo rapporto di educazione questo rapporto servo padrone un rapporto che è quasi fascista. Ecco, in questa frase c'è enucleata tanta della tematica di Fassbinder che, che esce in vari suoi film. Per esempio, proprio in Le lacrime amare di Petra Von Kant eh, c'è questo. C'è questo. Ehm, adesso ve lo dico in sintesi, sintesissima, poi ne parlerò meglio nella, nella recensione apposta. Mm, una stilista. Convive con una donna che non parla mai e la comanda a bacchetta, proprio la tratta come se fosse la sua serva. E poi a un certo punto i ruoli vengono invertiti. Questa stilista prende in casa una donna più giovane di cui è innamorata che dovrebbe fare la modella per lei. E, e, e ne diventa succube. Quindi c'è questo gioco. Quindi, appunto, la stilista il, ehm, ha il potere sulla donna muta ed è soggiogata dalla stilista più giovane di lei. Ecco ehm, tutto quanto raccontato cinematograficamente in una maniera mm, assolutamente allettantina. Ecco ehm, ultimo spunto così, ehm, perché poi fondamentalmente è, ecco. ecco di, di Fassbinder, alla, fi, alla all pratico, ho visto due film, dopo questo qua, Petra Von Kant, ne ho visto un altro eh, precedente di pochi anni che si chiama mh, Attenzione alla puttana santa del 1971, uno dei pochissimi film, se non che l'unico, eh, di Fassbinder che ha girato fuori dalla Germania, questo girato nella penisola sorrentina. E film che è un po' il corrispettivo, se vogliamo, di effetto noto di Truffaut, cioè eh, un, parla di una troupe che sta realizzando un film, però mentre in Truffaut il lavoro sul set è proprio, è proprio la linfa vitale, è la struttura del film, qui invece eh, sono, addirittura, sono addirittura i tempi morti della lavorazione, quindi solo alla fine di questo film vediamo qualche cosa sul set. Mm, e quindi è la troupe eh, annoiata, svagata, pazza eh, questa umanità mm, a tratti incomprensibili, nevrotica eh, mo molto, molto interessante. Magari, come dire, non un film di trascinante intrattenimento diciamo però però mh, mi sta interessando per tutta una serie di mh, piccole cosine che, mh, che, che vanno a, a convergere ultimissima nota forse la volevo, sì, la volevo dire adesso mh, vabbè me, mi stavo dimenticando oh, ero sente mh, che Fassbinder intercetta questo relativamente giovane direttore della fotografia che si chiama Michael Ballhaus e con Ballhaus realizza tutti, tutti i primi film, una serie di film, di importanti film, credo più, una di, più di una decina, fino al 1980-81, una cosa del genere. Successivamente, questo Ballhaus farà delle importanti fotografie per mm, Martin Scorsese e anche Dracula di Coppola. Molto interessante, quindi, ehm, quindi ehm, vabbè. Approfondirò poi il discorso un po' anche sulla fotografia quando poi recensirò questi qua. Credo presto. Attenzione alla, punta, alla puttana santa, alle lacrime amari di, di Petra Von Kant. Ma mm, è proprio un tipo di fotografia che mi interessa perché a farla breve eh, fa vedere la pasta della pellicola che è un gergo proprio da, diciamo, da direttore della fotografia eh, che è un po' ciò che si sta perdendo con i film in digitale per cui la pasta non c'è più eh, il segnale è molto nitido ehm, molto trasparente mh, quasi impalpabile eh, mh, però questa pasta meravigliosa dei film vecchi si può gustare piacevolmente per esempio nelle riedizioni in 4K dove si vede che una vena di calore dentro questa fotografia degli anni 70 rimane, rimane e non è replicabile dalle tecnologie più dalle tecnologie di oggi che sono fredde e digitali a meno che non sbucherà fuori un direttore della fotografia che riuscirà miracolosamente a usare il digitale, eh, ricreando la mitica pasta degli anni 70. Vabbè, scusate se eh, la, la cosa rischia di essere un pochettino eh, umbelicale, però mh, fa parte delle cose che penso veramente. Detto questo, detto questo eh, ultimo. ultimo mh, Aneddoto, poi ecco, su Fassbinder, su Fassbinder vi leggo un'altra sua frase, che appunto che me l'ho trascritto, diceva, sì che non è un aneddoto, scusate, è... diceva, diceva comunque, quando si legge un libro si creano le proprie immagini, ma quando una cosa viene narrata in un film, allora è concreta, e realmente completa non si è creativi quando si guarda un film ed è questa passività che ho tentato di, che ho tentato di contrastare nel film Effie Briest Effie Briest è un film che lui ha fatto nel figurati se me l'ero segnato Effie Briest Effie Briest non ce l'ho o non lo vedo vabbè, è un film degli... ah no, sì, ce l'ho qua, ce l'ho qua del 74 film, film in costume eh, nelle recensioni dicono un bellissimo bianco e nero appunto che Fassbinder fa a 28 anni e no, ecco volevo dire, l'ultimo aneddotuzzo è, è, è questo, eh, la realizzazione dell'ultimo film di Fassbinder ehm, Kerel de Brest eh, vide la collaborazione con Andy Warhol a cui chiese il disegno del manifesto cinematografico e quindi, anche se guardate su Google, la locandina originale di, di, di FBS 1982, vedrete il eh, riconoscibilissimo stile grafico di Warhol di inizio degli anni '80. Bene, questa era eh, la teoria per oggi. Eh, se vi piace Fassbinder, come anche Andrea Pazienza, come anche Bertolucci. Se vi piace qualsiasi cosa, così se volete mettermi un commento, come vedete, cerco, no, anzi, fa, cerco, faccio, rispondo a tutti quanti, quindi se volete commentare mi fa piacere. Anche se la luce del giorno è ancora mm, assolutamente dolcissima, io vi ringrazio e vi auguro una bella. Buonanotte, Ciccette. Buonanotte, Ciccetti. A presto.